Confronto tra Ariosto e Tasso. Allora, oggi spieghiamo quali sono le differenze fra questi due grandi scrittori, i più grandi scrittori di poemi cavallereschi, i maggiori poeti, possiamo dire, quindi del Rinascimento italiano ed europeo e del Cinquecento, insomma, italiano. La forma del poema di Ariosto, l'Orlando Furioso, è una forma aperta, mentre quella del Tasso è chiusa. Abbiamo visto che... ecco, il Proteo, volevate sapere il nome di questa, di questi concerti? Questi sono concerti di Antonio Vivaldi, chiamati anche insieme il Proteo. Sono concerti, per esempio questo è un concerto in Re maggiore, per due violini, due violoncelli, archi e basso continuo. Bene, stavo dicendo quindi che la forma del poema di Ariosto è una forma aperta. Ricordate ad esempio la varietà dei personaggi, la ricca pluralità dei motivi e dei temi. Il poema di Ariosto è uno etrino in un certo senso, perché abbiamo detto che ha tre filoni narrativi, no? Ricordate? Quello encomiastico di Ruggero e Bradamante, quello degli amori di Orlando di Angelica e quello della guerra fra cristiani e musulmani. Al contrario, nel poema di Tasso c'è una maggiore compattezza, c'è un fine morale che è sotteso a tutto quanto il poema, c'è un progetto ben preciso in cui anche le storie che sono un pochettino più lontane dal filone principale vengono poi comunque ricondotte ad una unità. Infatti, Tasso giudicava l'opera di Ariosto evasiva, frammentaria, dispersiva, arbitraria. Dovete tenere presente questo, che alle origini, prima dell'Ariosto, c'è l'Orlando innamorato di scusate, di Boiardo. Invece, alle origini diciamo, del poema della Gerusalemme liberata di Tasso, c'è la poetica di Aristotele, cioè nel Cinquecento viene riscoperta la poetica di Aristotele e si discute molto su questo testo, il quale afferma che solo alcuni generi letterari hanno una certa dignità. Ecco quindi che bisogna ricondurre il poema a ciò che era in origine, cioè l'epica, il grande poema epico dell'antichità. Quindi Virgilio, certamente anche Ariosto conosceva ed era stato molto ispirato da Virgilio, ma Tasso lo è, se vogliamo, ancora di più. E quindi occorre inserire anche la storia nel poema. Non deve essere un'opera semplicemente di avventura, di amori, eccetera. Deve anche, diciamo, insegnare qualcosa. Ecco, quindi diciamo il fine morale è molto importante e deve avere dei modelli da rappresentare. Sì, ecco, il poema eroico. Si passa dal poema cavalleresco, se vogliamo, al poema eroico. Cioè, i cavalieri, i personaggi, i protagonisti del poema devono rappresentare un modello anche morale, un modello di comportamento. Infatti, mentre il poema dell'Orlando Furioso ci raccontava un'avventura individuale, quella di Orlando alla ricerca di Angelica, alla ricerca del suo amore. Adesso invece abbiamo un'avventura collettiva. Qual è il fine di tutti questi cavalieri? Hanno un fine ben preciso ed è quello di riconquistare il sepolcro, cioè intendo dire Gerusalemme. E quindi dovete sapere che l'età della Controriforma è anche l'età nella quale, per esempio attraverso la battaglia di Lepanto, i cristiani sconfiggono definitivamente i musulmani e impediscono loro di entrare vincitori in Europa. Quindi è un'epoca in cui, dopo il Concilio di Trento in modo particolare, c'è una ripresa di motivazioni ideali, religiose, eccetera, che devono essere alla base dell'azione dell'uomo. Quindi, ad esempio, la riscoperta del valore delle crociate. E infatti la crociata, la prima crociata, è l'argomento di questo poema eroico della Gerusalemme liberata. Mentre nell'Ariosto avevamo la pluralità
dell'agire umano, infinite aspirazioni, infiniti desideri, infiniti scopi per i quali i vari personaggi si muovono. Qui abbiamo dei valori, delle verità, abbiamo detto un fine comune, un solo scopo comune con cui mettere ordine al caos del mondo. Allora, aveva insistito molto, moltissimo Ariosto sulla sorte, sulla fortuna, ed effettivamente anche la sua esperienza, l'esperienza storica che stavano vivendo loro nella prima metà del Cinquecento, era un'esperienza del genere, che faceva capire chiaramente che la sorte, la fortuna poteva spesso mettere in crisi le certezze. Ricordate anche quello che ha detto Machiavelli sulla fortuna. Ebbene, Tasso vuole mettere l'accento sull'ordine, ecco, c'è questa esigenza di ordine, abbiamo visto con la Controriforma in questo periodo, c'è un'esigenza di ordine, ritornare quindi ad un ordine e in questo modo far terminare un po' il caos. Ecco. Partiamo dal presupposto comunque che i due in realtà sono molto più simili fra loro di quanto non si possa pensare. Quindi è vero che adesso stiamo facendo un confronto e stiamo mettendo in evidenza le differenze, ma sono tante anche le analogie. Se fossero vissuti nello stesso periodo, probabilmente sarebbero stati due intellettuali molto simili fra di loro. Il problema è che sono vissuti in due periodi diversi. Cioè Tasso è nato circa 10 anni dopo la morte di Ariosto. E quindi Tasso, dicevamo, è il poeta di questo periodo della Controriforma, il periodo del secondo Cinquecento. Come abbiamo già detto quando abbiamo confrontato Dante e Petrarca, molti sono i punti in comune, ma il contesto storico ha influito molto nel differenziare i loro percorsi. Allora, vediamo di contestualizzare meglio questi due poeti. Ariosto vive tra il 1474 e il 1533, e dipende dalla corte di Ferrara dai 20 anni in poi. Quindi vi ricordate quando inizia ad andare a lavorare sotto il cardinale Ippolito d'Este, e non lascerà più Ferrara e gli Estensi in generale. Al contrario, Torquato Tasso, che visse tra il 1544 e il 1594, una generazione dopo quella di Ariosto, si spostò in varie città d'Italia. Ariosto considera il suo lavoro come mezzo di sostentamento per la famiglia, di cui se potesse farebbe volentieri a meno. Quindi, una volta che è morto il padre, Ariosto è stato costretto in un certo senso a lavorare e quindi anche a scrivere questi testi per i suoi committenti. Al contrario, Torquato Tasso, molto legato alla casata Estense, soffre alla sola idea di dover uscire dagli ambienti della corte, ama vivere isolato dal mondo. Ecco, praticamente Tasso nostalgico dell'epoca rinascimentale, ma vive in un'altra epoca in cui anche le circostanze certe volte lo obbligheranno a cambiare città, cambiare paese. Mentre Ariosto è pienamente consapevole della realtà del suo tempo, la sua disillusione di uomo rinascimentale si rispecchia in tutte le sue opere, Torquato Tasso teme la sua realtà. Ecco, è molto più tormentato. Ecco, Ariosto vede, osserva il suo tempo con grande ironia, ha un temperamento placido, ironico, sornione, astuto e distaccato. Al contrario, Tasso è instabile, è inquieto, è geniale, senz'altro, ma è insicuro, dotto, scrupoloso fino all'esasperazione e quindi colpito, angosciato, si può dire quasi, dalle imposizioni della Controriforma. Quindi, ad esempio, che l'opera d'arte debba avere una certa ispirazione religiosa, morale, eccetera, eccetera. E quindi aveva una natura irrequieta, febbrile, per cui non era mai a posto, tranquillo, in nessun luogo. Mentre Ariosto utilizza i suoi personaggi per delineare la figura dinamica disillusa dell'uomo rinascimentale, i suoi eroi non sono affatto perfetti, spesso commettono degli errori fino ad arrivare appunto addirittura alla pazzia di Orlando. Al contrario, Tasso con i suoi personaggi
vuole riaffermare, ispirandosi all'epica antica, i valori profondi della fede cattolica. Alcuni personaggi sono statici e stereotipati, come ad esempio Goffredo di Buglione. Ecco, proprio questi personaggi che dovrebbero rappresentare questi grandi valori della Controriforma, che sono il comandante in capo della spedizione cristiana, cioè crociata, cioè Goffredo di Buglione, e Pier l'Eremita, che è il consigliere, potremmo dire, religioso di questa crociata, proprio questi, di fatto, sono i personaggi più statici e quindi meno dinamici. In realtà un certo dinamismo c'è, e come? Soprattutto in quei personaggi che più rispecchiano i sentimenti di Tasso, che sono Erminia, Tancredi, ecco, che sono un alter ego, se vogliamo, di Tasso. Erminia, vedremo la prossima volta, un alter ego al femminile. Tancredi, ovviamente, un alter ego al maschile. Sono personaggi più dinamici. Prego, prego. Allora, alt tab, edizione qua, e poi devo cercare pause. Dov'è pause? Eccolo. Maledizione. Riprendiamo allora la nostra spiegazione. Vediamo se riusciamo a... Ecco. Dicevamo, quindi, attenzione a questi personaggi, che sono i personaggi più moderni e anche contraddittori, se vogliamo, che sono appunto Erminia, Tancredi, eccetera, e quindi più umani, se vogliamo. Ecco. Altre differenze fra l'Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata. L'Orlando Furioso parla della sconfitta dei Mori da parte di Carlo Magno, dell'amore di Orlando per Angelica, ripreso dal Boiardo, perché è continuazione dell'Orlando innamorato di Boiardo, e della fondazione della Casata Estense. Invece la Gerusalemme liberata ha come tema la prima crociata, condotta dal capitano Goffredo di Buglione per liberare il Santo Sepolcro dai musulmani. Parla anche, però, effettivamente, c'è l'amore anche nella Gerusalemme liberata. Ad esempio, si crea una specie di triangolo, nel senso che Erminia ama Tancredi, ma Tancredi non corrisponde all'amore di Erminia, perché ama una musulmana, una guerriera musulmana, ama Clorinda. Nell'Orlando Furioso la materia narrata si divide in tre filoni. Dicevamo, il filone storico militare, il filone amoroso, Orlando e Angelica, e il filone encomiastico, Ruggero Bradamante. Questa è la grande novità dell'opera, che testimonia la confusione storica e politica degli inizi del Cinquecento. Al contrario, nella Gerusalemme liberata la materia narrata è unita e compatta. Dicevamo, solo 20 canti invece dei 46 dell'Orlando Furioso. Tutto è riconducibile a un filone solo, quello della crociata, della guerra, per la riconquista del sepolcro. È una figura, quella del Buglione, simbolo della cristianità. L'opera richiama la reductio ad unum medievale, cioè è un tentativo di rendere, dicevamo, tutte le storie, anche accessorie, di ricondurle ad una unità. Nell'Orlando Furioso la tecnica di narrazione è quella dell'ottava circolare, della scrittura schidionata. Schidionata, una parola un po' di origine, se non erro, greca, che vuol dire spiedino, insomma, schidion. In sostanza, le storie dell'Orlando Furioso sono messe, infilzate, insomma, l'una accanto all'altra, senza un filone unico. Ogni ottava racchiude in sé un argomento e lo esaurisce, tanto che è possibile estrapolarne una qualsiasi, analizzarla e comprenderla. Le ottave dell'Ariosto possono essere lette anche autonomamente l'una dall'altra. Al contrario, la Gerusalemme liberata, ecco, la tecnica narrativa è completamente diversa. Si serve di ottave tutte concatenate l'una all'altra e quindi non si possono leggere così, isolate, no? Non sono le ottave universi a sé stanti, ma fanno parte di un tutto, riconducono costantemente alla totale unità dell'opera. C'è questa continua tensione verso l'unità che non c'era assolutamente
nell'Orlando Furioso. L'Orlando Furioso parla della sconfitta dei Mori da parte di Carlo Magno, dell'amore di Orlando per Angelica e della fondazione della casata Estense. Questa cosa qui l'abbiamo già letta. Non sono riuscito a cambiare la slide. Ah, ecco, ora la slide è cambiata. Numerosissimi sono nell'Orlando Furioso gli episodi secondari, che spesso distraggono dall'episodio centrale e hanno un loro svolgimento specifico. Al contrario, nella Gerusalemme liberata gli episodi secondari sono pochi, ricondotti in fretta al fatto principale, in modo da non far perdere il lettore in piste fuorvianti. Quindi ci possono essere le storie di Erminia fra i pastori, Rinaldo e Armida, eccetera, ma poi queste storie vengono ricondotte nel filone principale della storia. Nell'Orlando Furioso i personaggi si trovano spesso di fronte a bivi, foreste sconosciute, in cui si perdono errando. Ebbene, invece, nella Gerusalemme liberata, i personaggi sono condotti nella giusta direzione dalla figura statica di Goffredo il Buglione. Anche nella Gerusalemme liberata c'è una foresta che, tra l'altro, è la foresta di Saron, che tra l'altro risulta un ostacolo insormontabile per i guerrieri crociati cristiani, perché non riescono a ricostruire una torre d'assedio, e anche Tancredi non riesce ad abbattere gli alberi di questa foresta. Tuttavia poi arriva Rinaldo e anche questa situazione trova una sua fine, e la foresta, grazie appunto all'arrivo di Rinaldo, viene utilizzata finalmente dai crociati cristiani per costruire la torre, e quindi non rimane qualcosa che non ha un senso, che non ha uno scopo, come invece ricordate il bosco, la foresta del primo canto dell'Orlando Furioso, in cui ci si perdeva e basta, non si riusciva a trovare il bandolo della matassa. Va bene, nell'Orlando Furioso la figura di Carlo Magno è marginale, in effetti ne interviene solo una volta direttamente, invece nella Gerusalemme liberata Goffredo è personaggio perno di tutta l'opera, paragonabile allo Scipione descritto da Tito Livio, quando Tito Livio scrive la storia romana, in particolare le guerre puniche, è la personificazione della virtù, colui che mantiene uniti e forti i cavalieri, è indirizzato, Goffredo di Buglione, indirizzati verso l'unico scopo che devono perseguire. Nell'Orlando Furioso i cavalieri hanno un preciso codice d'onore che viene sempre rispettato sia dai cristiani che dai mori. Essi sono nemici sul campo di battaglia, ma al di fuori di questa spesso si aiutano a vicenda, si alleano, non sospettano l'uno dell'altro. Cioè, nell'Orlando Furioso, i mori, i musulmani, non sono la personificazione del male. Al contrario, nella Gerusalemme liberata, il codice d'onore è generalmente rispettato solo dai cavalieri cristiani. Ciò mette in risalto la virtù propria della cristianità, e i guerrieri musulmani sono invece, per vari motivi, insomma, rappresentano il male. L'unica eccezione è appunto il personaggio di Clorinda, che pur essendo musulmana, ma poi si scoprirà che era di origini almeno per metà cristiane, è una guerriera molto nobile, bella e coraggiosa, e infatti di lei si innamora Tancredi. La maraviglia, quindi gli elementi meravigliosi, gli elementi fantastici, sono predominanti nell'Orlando Furioso. La maraviglia è ripresa dal ciclo bretone, pienamente utilizzata. L'elemento magico è sempre presente sia tra i cristiani che tra i musulmani. Il pubblico gradisce pienamente questo elemento narrativo. Ariosto lo sfrutta con evidente ironia, però. Invece, nella Gerusalemme liberata di Tasso, la maraviglia è utilizzata solo in poche occasioni, visto il fine storico del poema. È un poema storico. È sempre attribuita ai mori, le maghe, quindi Armida, ecco, in modo particolare, ma non solo, anche
c'è anche un mago che è quello che appunto che affattura questo bosco, questa foresta di Sauron per renderla impenetrabile, insomma, ai cristiani. È insomma una magia nera che confonde le menti dei paladini cristiani e dei lettori. Adesso vediamo lo scopo, il fine di queste due opere. Mentre il poema cavalleresco di Ariosto aveva come scopo il piacere, il diletto della corte, Ariosto ha scritto questo testo per la corte estense, indirizzata a questa corte e alle altre splendide corti dell'Italia del Rinascimento. Non si pone intenti didascalici, punta allo svago, all'evasione dalla realtà chiusa in cui vive. Una dimostrazione di ciò si ha ad esempio nell'invocazione alla musa. Ariosto la prega di aiutarlo a non deviare troppo dal fatto centrale per poter condurre a termine l'opera. Al contrario, nella Gerusalemme liberata, l'opera ha un intento didascalico, morale, didascalico, religioso e si uniforma ai dettami, cioè ai principi della controriforma. Tasso si propone di descrivere con i suoi personaggi le virtù proprie del perfetto cattolico, in questo caso del perfetto cavaliere cristiano, il crociato, cioè quello che combatte per Dio, per riconquistare il sepolcro. Egli invoca direttamente Dio, il cavaliere cristiano prega, quindi nel corso della Gerusalemme liberata ci sono delle invocazioni a Dio, delle preghiere. Utilizza uno stile di tipo puramente petrarchesco, pacato, ordinato e uniforme. Mentre Ariosto inserisce col matrimonio di Bradamante e Ruggero, fondatori della Casa d'Este, un filone encomiastico, Tasso dichiara apertamente di voler dedicare al Signore d'Este l'opera, ma senza esaltarlo, perché il suo scopo è un altro. Invita, come vedremo la volta prossima, Alfonso eventualmente a guidare lui una nuova crociata. È vero che c'è Rinaldo. Ecco, dovete sapere una cosa. Ruggero e Bradamante sono i capostipiti degli estensi in generale. Mentre con un escamotage, Tasso ci presenta Rinaldo, che è un personaggio inventato. Mentre Goffredo, Tancredi e tanti altri personaggi della Gerusalemme liberata sono personaggi storici, Rinaldo è un personaggio inventato e sarebbe capostipite del ramo di Ferrara degli estensi. Quindi c'è comunque un po' anche questo fine encomiastico, ma sempre comunque finalizzato, subordinato al fine principale, che è un fine morale e religioso. Quindi, caro Alfonso II d'Este, diciamo che ti dedico, se vuoi, anche questo poema, ma perché tu faccia la stessa cosa che ha fatto Goffredo di Buglione, non semplicemente per esaltarti e basta, ma perché tu ti comporti come Goffredo di Buglione, che è il modello da seguire. Orlando e Tancredi, anche diciamo, questi protagonisti, possiamo dire, di questi poemi sono molto diversi fra di loro. Orlando è uno dei migliori paladini di Carlo Magno e Tancredi è il delfino di Goffredo di Buglione. In questo, possiamo dire, sono simili. Orlando è innamorato di Angelica, donna bellissima ma infida e arrivista. Al contrario, Tancredi si innamora di Clorinda, una bella condottiera musulmana, che è anche lei un esempio di virtù, l'abbiamo detto, di coraggio, intraprendenza, valore. Orlando, per inseguire Angelica, dimentica totalmente la sua missione di cavaliere, mentre per Tancredi il motivo per cui è andato in Palestina resta sempre chiaro nella sua mente. E se per caso, diciamo che si lascia andare a questo amore, a questa passione, è per lui come un peccato di cui deve chiedere espiazione e di cui deve pentirsi. Orlando diventa pazzo per amore, e in letteratura è la prima volta che accade. Anche Tancredi, in un certo senso, perde la testa per la sua donna. Per questo motivo non vincerà, ad esempio, non riuscirà a superare l'incantesimo della foresta di Sauron, ma poi tornerà a combattere con le milizie crociate e ad essere decisivo, sarà decisivo anche il suo apporto per la conquista definitiva di Gerusalemme nel 20° canto della Gerusalemme liberata. Orlando recupera il senno grazie ad Astolfo che va a riprenderlo sulla luna a cavallo dell'ipogrifo, lo trova in mezzo ad una marea di ampolle. Tancredi non ha bisogno di un altro, si accorge da solo del suo errore, si redime, torna sulla retta via, si pente, no? Abbiamo detto che
è un guerriero cristiano, quindi si pente del suo peccato. È la raffigurazione del peccatore pentito. Sì, una domanda. Prof, cosa vuol dire il delfino di Goffredo? Ah, vuol dire praticamente che è il suo cavaliere preferito. Ecco. Ah. In realtà delfino è un termine qui inappropriato, perché delfino significherebbe, diciamo, il successore, il giovane successore di un re. In realtà Goffredo, a Goffredo succederà uno della sua casata di Buglione. Dobbiamo fermarci qua perché è suonata la campanella. Sì, 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 lo pubblichiamo su YouTube anche questo. Ah, mancava solo questa slide, brevemente. Mentre Orlando è in sostanza una figura debole che rappresenta alla perfezione l'uomo moderno, insieme ai suoi sbagli e ripensamenti, Tancredi è forte e di fede salda. È l'esempio del peccatore che torna a Dio pentito ed umile. È la sintesi dell'epica cristiana. E infine, mentre Orlando è l'uomo delle mille nature e sfaccettature, la molteplicità personificata, Tancredi è l'unione della molteplicità in un solo mondo che riconduce tutto e tutti all'unità di Dio. Quindi Tancredi è un po' esattamente come proiezione del poema epico, cristiano, eroico di Torquato Tasso, che riconduce tutto ad unità, quindi anche ciò che all'inizio sembra essere fuorviante.